Nella mattinata odierna, a seguito di procedimento penale instaurato presso la Procura della Repubblica di Foggia, i carabinieri del NOA e della sezione di polizia giudiziaria del Tribunale di Foggia hanno dato corso all'esecuzione del decreto di sequestro preventivo della struttura turistico-alberghiera Il Porto di Mattinata, in contrada Principe, estesa su circa 70.000 metri quadrati e per un valore di 24 milioni di euro circa. Il provvedimento scaturisce da attività investigativa avente oggetto lavori di ristrutturazione e riqualificazione della struttura, a seguito della quale venivano rilevate irregolarità alla normativa edilizio ambientale inerenti alla realizzazione di opere edili non corrispondenti ai progetti, con permessi a costruire privi dell'obbligatoria e preventiva autorizzazione paesaggistica dell'ente Parco Nazionale del Gargano, deturpando l'area protetta che le ospita, il risultato di un meccanismo collaudato grazie alla compiacenza di diverse figure, tra le quali alcuni amministratori, è stato quello di consentire che uno scorcio bellissimo di Mattinata fosse deturpato da una struttura turistica alberghiera di vasta estensione. La realizzazione del complesso turistico ha letteralmente sventrato il monte sul quale è stato costruito, modificando definitivamente l'orografia del territorio. Questo sequestro si inserisce in un'attività di prevenzione e repressione dei reati ambientali commessi sul territorio del Parco del Gargano, da anni soggetto a violenta ed illegale speculazione edilizia. Tra i denunciati figurano Moschella Francesco Paolo, amministratore unico della società Il Porto SRL, appaltatrice dei lavori, nonché legale rappresentante della società Zanasi e Moschella SRL, esecutrice delle opere edili. Zanasi Eliseo Antonio, direttore tecnico della società Zanasi e Moschella SRL e presidente della Camera di Commercio di Foggia. Moschella Federico Erminio, direttore dei lavori. Piemontese Matteo Michele, responsabile dell'UTC del Comune di Mattinata, e tomaiuolo Giuseppe, responsabile UTC dell'amministrazione comunale di Mattinata fino al 10 maggio del 2012.